Lo sai, ero convinto che tu non avessi i capelli. Figurati, stai scherzando? Ve l'ho sempre detto che mi rasavo. Già, è vero. E come mai non te li tagli più? Secondo me stavi molto meglio con la zucca pelata. Ecco, in realtà è una lunga storia. Non ho le tavecole C18! Ehi, aspetta, sei proprio tu, vero? Era ora che ti accorgessi di me, testa di rapa. Scusa, ti dispiace spiegarmi che cosa ci fai ancora nei paraggi? È qui insieme a me, cioè, per essere più precisi, adesso siamo marito e moglie. Che cosa? Stai cercando di dirmi che hai compiuto anche tu il grande passo? E abbiamo anche una bambina. Non l'hai notata? Era insieme a noi poco fa. Urca! Questa sì che è una sorpresa! Ciao, io vado. Non sapevo che i cyborg potessero avere bambini. Guarda che è una donna a tutti gli effetti. Ha solo dei circuiti al posto del cervello, ma il suo corpo resta sempre quello di un essere umano. Certo. Congratulazioni allora. Ti ringrazio.